Questo progetto ha affrontato una tematica molto importante e attuale, che è quella delle specie marine aliene, ed ha interessato sin da subito i ragazzi, che ci hanno anche chiesto di avere una lezione introduttiva sulla biologia marina per meglio comprendere poi il fenomeno e applicare poi una delle metodiche che hanno realizzato loro stessi sul campo. E l'attività svolta, i prodotti conseguiti, i risultati, verranno esposti in questa presentazione che è stata realizzata dai ragazzi stessi, e lascio a loro la parola per presentarla. Questo progetto formativo di alternanza scuola lavoro è stato focalizzato soprattutto sull'individuare la problematica delle specie marine aliene, sulle loro modalità di introduzione e sugli effetti che queste possono causare sull'ambiente. Inoltre sono state approcciate diverse metodiche di raccolta dati. Ma cosa sono le specie aliene? Le specie aliene sono anche dette non indigene, sono organismi introdotti al di fuori dell'intervallo naturale che sono in grado di sopravvivere e riprodursi. Inoltre possiamo vedere qui come avviene l'introduzione, che può essere volontaria o involontaria o per immigrazione. L'introduzione volontaria per acquacultura, acquari e pescherive, involontaria per fowling, acquacultura con organismi associati e acquari zavorra, mentre per l'indicazione dal canale di Suez o dallo Stretto di Gibilterra, ma un nuovo regolamento dell'Unione Europea stabilisce che le specie introdotte dallo Stretto di Gibilterra non sono più considerate aliene. Ma quali sono gli effetti di queste specie aliene? Innanzitutto modificano la biodiversità, l'ecosistema e l'habitat, hanno effetti sui mercati, sulla pesca e sulla salute umana, competono con le specie autoctone per lo spazio e le risorse, modificano geneticamente le specie autoctone, introducono le patologie e modificano i rapporti trofici. Adesso introduciamo alcune delle specie aliene che abbiamo studiato, come il pesce pallo maturato, il pesce fallo e il pesce scorpione. Questi due tipi di granchio, il granchio matanchio, la linea Crestatus e il granchio blu Ortus sensis, sono tutte e due le specie commerciali di alta qualità, solo che la prima ha un impatto negativo sull'attività di pesca perché tagliando le reti si disperde il pescato, mentre la seconda non conosciamo molto il suo impatto ambientale. I pesci coniglio abbiamo studiato il Cygnanus turritus e il Cygnanus tribulatus, sono tutti due originari del Mar Rosso, entrati per migrazione massimale attraverso il canale di Suez. Il primo avvistamento risale al 2003 a Linosa, è un pesce erbivoro e ha un impatto negativo sulle alghe della zona costiera. Inoltre dobbiamo dire che sulla pinna dorsale possiede delle spine che possono causare la loro secondo. Il pesce scorpione è originario del Mar Rosso, è entrato nel Mediterraneo sempre per l'immigrazione. Il primo avvistamento risale dal 2017 a Vendica in provincia di Siracusa ed è una specie altamente invasiva e molto pericolosa perché ha delle spine con un veleno che rimane attivo anche 24-48 ore dopo la sua morte. Inoltre, quando nel 2017 c'è stato il primo avvistamento, l'Istituto dell'Ischia ha creato delle locandine diffuse tramite capitanerie, ministeri e cooperative di pesca. Il pesce frotto, sempre originario del Mar Rosso, è entrato attraverso il canale di Suez per immigrazione, è stato avvistato per la prima volta nel 2004 nello Stretto di Sicilia. È una specie carnivora, la possiamo trovare sia nel fondale che sulla coda d'acqua. Inoltre, in futuro potrebbe diventare una risorsa di pesca perché appunto è un pesce commestibile. Infine abbiamo studiato il pesce pallo maturato, sempre originario del Mar Rosso, è entrato nei nostri mari per migrazione attraverso il canale di Suez nel 2003, però il primo avvistamento risale nel 2013 a Lampedusa. Dobbiamo dire che questo è un pesce anche molto tossico perché possiede un veleno che rimane attivo anche se il pesce viene morto. Per questa specie è stata creata anche una locandina, che è stata poi diffusa tramite capitanerie, ministeri e cooperative di pesca. Una delle modalità di raccolta delle informazioni è stata utilizzata da LEC. LEC, il acronimo è Local Ecological Knowledge, è una raccolta di informazione riguardo la categoria di persone e sull'ecologia locale. Queste informazioni vengono raccolte attraverso delle interviste strutturate e semistrutturate che permettono di ricostruire tutti quei cambiamenti riguardo l'ecologia locale che vengono impressi nella memoria dei pescatori. Questa modalità di raccolta delle informazioni però presenta dei vantaggi e dei svantaggi. I vantaggi sono i bassi costi, la modalità di ricevimento molto veloce delle informazioni e anche di ottenere delle sedi storiche. Per quanto riguarda invece contro, soltanto è solo la tracciabilità di eventi soltanto memorizzabili e anche l'utilità di specie aliene facilmente riconoscibili. Attraverso questa raccolta sono state svolte anche due giornate nella Gala di Palermo, in cui sono state
anche una locandina, è stata mostrata una locandina in cui venivano mostrate le principali specie invasive. In questo grafico è presente anche, il grafico a torta mostra anche la percentuale degli intervistati, in cui la maggior parte degli intervistati sono pescatori professionisti che utilizzano tramaglio, oltre il 50%, utilizzo del cianciolo e anche guide sub e documentaristi. Inoltre è stata chiesta anche l'esperienza di questi intervistati e la maggior parte degli intervistati ha dichiarato che hanno esperienza oltre 20 anni. Inoltre in questo grafico a torta è possibile anche mostrare la maggior parte degli avvistamenti delle specie invasive e la maggior parte degli intervistati ha dichiarato che le specie invasive più avvistate sono state il pesce fauto e successivamente il pesce coniglio e anche il pesce scorpione. Abbiamo poi riportato tutti i dati delle mappe. Ogni mappa inquadra una zona diversa. Nella prima vedremo una zona concentrata appunto sull'Italia meridionale, dove vediamo un'immagine generale che ricopre la Sicilia settentrionale con una maggiore presenza, maggiori avvistamenti di quello che è il pesce fauto, indicato con il fermaposto di colore giallo. Ogni fermaposto, come possiamo vedere in alto a destra della leggenda, in base al suo colore, in base alla sua forma, indica una specie aliena introdotta e di tipo diverso. Possiamo poi spostarci a quella che è una seconda zona, che è la Sicilia nord-occidentale, dove possiamo vedere sulla zona di Cefalù un maggiore avvistamento riguardante il pesce flauto. Un avvistamento molto importante è stato quello del pesce pallamaculato, poiché un pescatore l'ha pescato e non sapendo appunto la sua provenienza e i suoi rischi l'ha rigettato in mare. E abbiamo tre avvistamenti incerti più a nord riguardanti il Sigano Arezzato, il Mezzoberto e il Monacanto Preticolato. Possiamo infine spostarci sullo stretto di Sicilia. Nello stretto di Sicilia abbiamo due avvistamenti più a sud del pesce coniglio. Su Malta vediamo un solo avvistamento del pesce sergente. Tramite un documentarista abbiamo poi raccolto dati su un avvistamento riguardante il pesce flauto nel Mar Piccolo di Taranto e un avvistamento incerto sul flauto rosso. E questo progetto ci ha permesso di acquisire conoscenze sulle tipologie di specie aliene e la loro introduzione nei nostri mari e delle metodiche sul loro monitoraggio tramite la conoscenza ecologica locale, la REC. Inoltre ci ha permesso di migliorare quelle che sono le nostre capacità lavorative di gruppo. Bene, abbiamo concluso. Io sono Stefano D'Angelo della Quinta Campanì. Io sono Benedetto Spargio, Quinta Campanì. Io sono Giuseppe Benedetto della Quinta Campanì. Morello Angelo, Quinta Campanì. Vale, Giuseppe, Quinta Campanì. Ho visto Riccardo, Quinta Campanì. Gabriele Rado, Quinta Campanì. Salvatore Carrara della Quinta Campanì. Giovanni Muzzo, Quinta Campanì. Bene, l'ISPRA ci tiene a ringraziare la scuola, il preside, il tutor e soprattutto i ragazzi che sono stati eccezionali nel condurre questo progetto di alternanza scuola-lavoro con grande interesse, puntualità, professionalità. Tra l'altro sono tutti ragazzi di Quinta e ne approfitto per fare un grande ed affettuoso in bocca al lupo a tutti loro per gli imminenti esami di maturità e soprattutto per il loro futuro.